Ed eccoci, benvenuti sul Design Space. Questa volta ci occupiamo di calibrazione, perché molto spesso capita che quando andiamo a tagliare il taglio non sia preciso e magari risulta leggermente spostato in alto, in basso oppure a lato, e quindi dobbiamo andare a sistemare il meglio possibile questo problema. KreeCut, per ovviare, vi aggiunge una funzione prima della stampa che vedremo più tardi quando andremo a fare la nostra prova. Intanto vediamo come valutare se il nostro taglio è da sistemare. Prima di tutto vi consiglio, prima di procedere con qualsiasi altra cosa, di andare sul vostro Design Space e entrare nelle tre lineette a sinistra di Home, e quindi qua scegliere aggiorna firmware. In questo caso quindi il programma andrà a fare una ricerca, vedrà se la macchina è stata aggiornata da poco. Come vedete qua viene indicato che la mia macchina è aggiornata, gli aggiornamenti sono automatici, non dovrete fare nulla per andare a farli, ma nonostante questo, se volete andare a forzare gli aggiornamenti e farli fare al programma, potete procedere con la procedura di aggiornamento forzato. Per fare questa operazione ci basterà semplicemente andare a premere contemporaneamente il pulsante con le due frecce e quello dell'alimentazione, e appunto tenendoli premuti contemporaneamente vedrete che le due frecce rimarranno accese e di colore bianco, mentre l'alimentazione sarà diventata rossa. E questo ci permette appunto di andare ad aggiornare il firmware. Ora ci spostiamo di nuovo sul programma e vi mostro la procedura. A questo punto andiamo su aggiornamento e attendiamo il completamento dell'operazione. Avendo attivato appunto la modalità firmware sulla macchina manualmente, verrà installata l'ultima versione del firmware. Comunque vi consiglio di fare questa operazione solo in casi estremi, non va fatta regolarmente, ma appunto solamente quando le abbiamo provate tutte e quindi ci manca solamente questa. Ed eccolo qua, l'aggiornamento della versione è riuscito. Andiamo su continua e torneremo al nostro programma. Quindi andiamo a creare una forma, ad esempio un cuoricino, e diciamo al programma che vogliamo andare a stampare e poi tagliare questo cuore. Quindi andiamo a cambiare il colore del cuore, ad esempio bello rosso, e come riempimento diamo stampa. In questo modo stamperà il cuore e poi lo potremo tagliare. Ed eccolo qua, quindi andiamo su Crealo, il programma genera la pagina di stampa con il suo bordino che servirà alla macchina come riferimento e verrà letto da un sensore, continua e invia alla stampante. A questo punto vedrete che ci sarà questa opzione, aggiungi smarginatura. Questo comunica alla stampante di aggiungere qualche pixel tutto intorno al nostro cuoricino per permetterci di tagliarlo in maniera più corretta. Quindi per evitare quei piccoli problemi normali per qualsiasi plotter, anche quelli più professionali, di slittamento del taglio, appunto il software crea un ulteriore bordino di pixel. In questo modo, anche se dovesse esserci un minimo slittamento del taglio, comunque risulterà con il colore pieno. Quindi io vi consiglio di tenere sempre attiva la smarginatura, anche se state lavorando su file di colore bianco, con immagini con sfondo bianco. Io lo tengo sempre attivo, apro anche la mia finestra di dialogo del sistema, in questo modo mi permetterà di scegliere la stampante che desidero. Andiamo su stampa e io scelgo la mia EnviPhoto con cui appunto voglio stampare il mio disegno e vado su stampa.
Dunque, come potete notare, il taglio è perfetto, la forma è stata tagliata senza lasciare nessun bordino bianco intorno e quindi è già perfettamente utilizzabile. Vi faccio vedere quello che è rimasto in modo che possiate vedere quello che è stato lasciato fuori e quindi quanto sia centrato il taglio. Ovviamente ci sono delle differenze minime, si va addirittura al di sotto del millimetro qua in quanto a precisione, però direi che il risultato è perfetto. Quindi se dovete fare una forma con un bordino colorato, se attivate la funzione di smarginatura, questo è il risultato ed è a dir poco perfetto. Se invece non attivate la funzione di smarginatura, avrete un risultato diverso, cioè la macchina dovrà andare veramente con precisione a ritagliare il contorno. Quindi andiamo a fare questa prova togliendo la smarginatura e vediamo se appunto la macchina ha necessità di essere calibrata. Ed ecco quindi il risultato del taglio senza il bordino che si sarebbe dovuto formare intorno alla forma per avere la certezza di riempire tutta la forma e non avere nessun bordino bianco. In questo caso vedete che è veramente minimo, è proprio allo spessore di un capello, si può dire, quindi direi che nel mio caso non farei una ulteriore calibrazione perché per me il taglio è già super soddisfacente. Come vi ho detto, è molto difficile anche per le macchine da migliaia di euro che ci sono nelle tipografie professionali questo tipo di risultato al millimetro, al capello anzi, però vi faccio comunque vedere il procedimento nel caso voi abbiate un problema molto più grave e vi spiego come risolverlo, almeno ci proviamo. Dunque, se avete mai avuto questo problema saprete benissimo che per fare la calibrazione entriamo nelle tre lineette in alto a sinistra e andiamo su calibrazione. Scegliamo l'opzione corretta, quella che vogliamo calibrare, in questo caso il print and cut, quindi stampa prima del taglio. Quindi andiamo a stampare il nostro foglio, lo infiliamo nella macchina e completiamo appunto tutta la procedura tagliando fino all'ultimo rettangolo. Oh, bene, allora come vedete con la calibrazione tutti i nodi vengono al pettine. Guardate un po' il taglio che è stato fatto al centro, adesso lo renderò più visibile togliendo proprio quella parte. Ed eccolo qua il risultato, come vedete non è affatto centrato, quindi occorre assolutamente una calibrazione. Nella schermata taglio di prova la linea tocca la linea stampata lungo tutto il perimetro, diciamo no. Ed ecco dunque, come vedete, questo è il risultato che otterremo. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo selezionare la linea sia tra queste qui a destra che tra queste qui in alto che tocca il centro. In questo caso, secondo me, questa della lettera O è la linea più centrale possibile e quindi quella che andrò a scegliere nel menu che mi è apparso adesso sul programma. Per quanto riguarda invece qua in alto, secondo me il 15 è quello che si avvicina di più al centro e quindi selezionerò questa. Nel vostro caso naturalmente andrete a scegliere la lettera adatta a seconda appunto della vicinanza del taglio con la lineetta stampata. Torniamo quindi qua sul Design Space e mettiamo le scelte che abbiamo appena fatto. Dunque in alto abbiamo detto 15,
mentre a destra abbiamo detto la lettera O. E andiamo su continua. A questo punto il programma ci chiede di scaricare il tappetino e di continuare la procedura. Questo ci permetterà di stampare un nuovo foglio di calibrazione e ripetere l'operazione con le modifiche che siamo andati ad apportare. Ed ecco quindi, una volta fatta questa procedura, avremo potuto tagliare il quadrato centrale. Non vi preoccupate se compare leggermente spostato, come in questo caso. L'importante, come dice il programma, è che venga toccato il bordo, anche se non è perfettamente centrato. In ogni caso, come avete visto dalle prove precedenti, comunque il taglio risulta perfetto, soprattutto se attiva la modalità con la smarginatura, quindi questo ci permetterà sempre di avere un risultato ottimo, preciso in ogni nostro lavoro. In ogni caso voglio ricordarvi che la precisione del taglio dipende moltissimo anche dal tipo di carta che si utilizza, perché ho notato che ad esempio la rilevazione del bordino su delle carte lucide oppure particolarmente scure come la carta craft risulta difficoltoso, perché ovviamente il sensore avrà nel primo caso dei riflessi, essendo il foglio lucido, che potrebbe sfalsare appunto la rilevazione del bordino, e nel secondo caso invece il nero può confondersi con lo sfondo scuro appunto della trama della carta. In altri casi mi è capitato ad esempio con della carta adesiva, perché la composizione chimica del foglio riflette ugualmente la luce del sensore e anche in quel caso può sfalsare il taglio. Questi sono tutti fattori che dobbiamo tenere in considerazione appunto quando andiamo a fare un print and cut. Un altro importante fattore per la buona riuscita è il tappetino. Infatti dobbiamo sempre assicurarci che il nostro tappetino non sia deformato in alcun modo, non abbia delle sporgenze, delle pieghe, perché anche questo potrebbe rendere inefficiente la lettura del contorno e quindi sfalsare anche in quel caso il taglio. Ma non solo, anche l'adesività del tappetino influenza moltissimo questa operazione, perché ovviamente se il foglio comincia a slittare il taglio verrà anche in quel caso poco preciso. Quindi andate a vedere il video che ho fatto sulla pulizia dei tappetini e come renderli nuovamente adesivi. Ve lo metto qua sopra, cliccabile. E infine vi do un ultimo suggerimento: provate a disinstallare il programma, pulite il computer, quindi la cache, e reinstallate tutto come se la macchina appunto fosse stata appena installata e riprovate appunto tutta la procedura che vi ho mostrato oggi. Spero che questo video vi sia stato utile. Per qualsiasi cosa trovate assistenza presso il vostro rivenditore. Se avete acquistato la macchina da Necchi direttamente potete inviare una mail per qualsiasi problema tecnico a questo indirizzo che vi metto proprio qua sotto.